Le vie dell'amicizia sono quasi infinite e qua, attraverso la passione comune per il marchio Audi, un gruppo di amici ha cominciato quasi per gioco ad incontrarsi, a mangiare, a parlare di auto. Adesso sono arrivati a essere quasi una cinquantina, con una pagina Facebook che li tiene in collegamento, e questo è il primo raduno ufficiale che fa questo gruppo di appassionati di auto, diciamo questo club, che dovrebbe essere l'unico tra le province di Ragusa, Siracusa e anche Catania. Abbiamo chiesto ad Antonio Reddia, che è il coordinatore di questo gruppo, il senso di questa giornata. È per raggruppare un gruppo di amici che è nato su Facebook. Tutti proprietari di Audi? Sì, con la passione delle Audi, proprietari di Audi, e passare una giornata tutti insieme magari. Tra cui in questa pagina è stata creata, sono andate tante amicizie. Certo, è un momento anche sociale, diciamo, a parte il discorso Audi. Sì, sì, sì. Ma senti, cosa lega i proprietari di Audi? Cioè, l'Audi è comunque una marca importante, una marca seria, ma cosa vi lega sostanzialmente? Guarda, è una macchina che lega sia qualità costruttiva, che io sono passato da diverse marche di macchine, hanno avuto un po' tutte, e sono atterrato su Audi, che è un altro pianeta sicuramente. Tu mi dicevi prima sono macchine eccellenti, cioè la tua è una 6 cilindri, se mi dicevi un V6, sono macchine con motori abbastanza pesanti e poi aggiungono bene il connubio della sportività e l'eleganza, quindi è una bellissima. Senti, ho visto che c'è un infiltrato, c'è una Volkswagen parcheggiata. Sì, fa parte del gruppo VAG, infatti si aspettava pure, a parte un RS6, anche delle 7 Ibiza Leon. Leon FR sono delle macchine che sono abbastanza... Del gruppo Volkswagen, sì. Sì, che appartengono al gruppo Volkswagen, sono abbastanza delle FR, sono già abbastanza particolari, quindi che sono ben accette.